No, sono veramente professionale, sembro veramente un intervistato delle Iene. Sa bicis, sa mamma. Allora, so che non è l'inquadratura migliore, so che non è la luce migliore, però ancora devo fare un po' di cose, poi tanto questa casa qua dietro non è fissa, quindi non mi sistema un cazzo perché non me ne frega una minchia, proprio questa minchia, guardate, guardate, la vedete? No, però me la sono tirata fuori. Allora, però in realtà non fa manco schifo come quadro, vedi, c'è cioè, quel quadro che fa un po' tipo sdrogheggio. Ma bene ragazzi, benvenuti qui in questo mio nuovo video. Attenzione, in questi giorni vi sto facendo un po' di vlog, perché ovviamente sto un po' in difficoltà con le cose da fare, perché ovviamente mi vado in una casa e non funziona la connessione. Ma che sdrogo! Ho delle caramelle in giro, perché c'è questo bordello che voi non vedete? Vabbè, comunque, ragazzi. Allora, dato che ieri ho messo un vlog in cui vi facevo vedere la vostra casa, che avete vi ho fatto vedere il tatuaggio, poi mi avete chiesto: oh mio Dio, Drete, ma quello è un tatuaggio! E io volevo dirvi, ma io l'ho detto nel video che bisogno c'era di fare questa clamazzata. Comunque sì, con un tatuaggio che non si vede. Oh, devo trovare la tanna in figa, perché lui comincia a fare, ma giusto tutte foto così, no? Comunque, raga, t'apposto. Perché il mio modo di farlo vedere in una foto è questo, proprio. Moltissimo, però, tipo la thumbnail sarà in questo modo. Il mio primo tatuaggio. Questa sarà la thumbnail. Comunque, signori, dato che mi avete chiesto in moltissimi che cos'era questo tatuaggio, oggi ve lo spiego, però voglio farvi un piccolo, una piccola intro, qui chiedo, anzi vi dico un po' di cose, tutti mi avete chiesto, ma che significa un tatuaggio? Adesso ve lo spiego, però prima di spiegarvi vi chiedo una, vi dico un'altra cosa, che io mi sono quasi convinto nel fare un video con la cosa. Mi sono quasi convinto, chi è che mi ha convinto? Mi ha convinto Johnny Crick, in realtà Johnny Crick, diciamo che è mio padre, e mi sono quasi convinto, però non volevo fare niente di eclatante, volevo semplicemente fare un video fuck, tra l'altro oggi facciamo 5 mesi, madonna guardate i fuochi d'artificio che... Oggi facciamo 5 mesi, quindi dai, cozzi! Auguri cozzi! Auguri cozzi, Dre! Quindi nei commenti scrivete gli auguri cozzi, Dre, perché non sa come me l'auguri. Però, dato che è un video abbastanza importante, non vorrei vedere proprio che voi lo volete proprio, lo volete intero tutto dentro. Se voi volete un video fuck con la cozza, innanzitutto lasciatemi una domanda con scritto sotto fuck cozzi. No, sto scherzando. Lasciatemi sotto nei commenti una domanda con hashtag CozDread. E poi voglio che questo video arrivi a 30.000 like. Se questo video arriva a 30.000 like, farò un video fa con la mia amata CozCoz. Il 28, dalle 4, 4 e mezza, alla Video Games Party di Milano ci saremo io, Zamp, Johnny Crick e Gabbo per giocare a Titanfall 2. Quindi, se volete, vi aspettiamo lì. Mi raccomando, vi lascio comunque in descrizione l'indirizzo, tutte le cose da fare. E quindi, vi aspettiamo lì. Poi è uscita una foto su Instagram che voi dovete andare a commentare, chiedendo la cosa più folle che vorreste fare con un titano. E i commenti più sdoreggianti avranno la possibilità di parlare voi. Ma comunque io vi aspetto tutti perché dobbiamo far esplodere quel posto, dove è il mio primo evento da quando sono a Milano fisso. Quindi voglio minimo 6 miliardi di persone. L'altra cosa è che il 23, dalle 4 e mezza, vi aspetta le piramidi di Vicenza insieme a Tyler e Ron. Questa volta c'è Ron. Tra l'altro questa maglietta me la regala Ron per il compleanno, perché Ron è il mio amico, il vostro, non il mio amico. Quindi aspetto anche lì, mi raccomando, sciala. Taglia de Cristo, tanto Vicenza, se parte che ce l'ho. Quindi signori, dopo questa breve intro, vi ho detto un po' di cose. Quindi 23, Vicenza, 28 Milano, hashtag CozDread, domande, auguri per i 5 mesi per me la cosa. Comunque signori, faccio il mio sul tatuaggio, perché allora vi faccio il mio sul tatuaggio perché mi avete chiesto in miliardi e quindi voglio spiegare un po' il senso. Allora, io sono sempre stato un amante dei tatuaggi, però non dei tatuaggi a cazzo di cane, nel senso, non mi voglio tatuare uno che dorme su un materasso, su un coso fatto a quadri, capisci? Che non voglio tatuarmi questo scritto interni qua, è inutile. Quindi ho sempre cercato un tatuaggio che avesse un significato per me, no? Che avesse un qualcosa di importante. Infatti io inizialmente volevo farmi qua, sempre qua, perché questa qua è la parte del corpo che mi piace di più per i tatuaggi, il volto di Ettore, che era il mio vecchio cane, non la poi lo lascerò per il futuro, cioè c'ho mille in mente in realtà, non pensate che lui o che c'è questo qua, in realtà è l'ultimo che mi è venuto in mente, ma perché è una mano con, vedete, un cuore, questo qua è un nodo tibetano e il dollaro, come vedete, il dollaro, è molto complicato farlo vedere. Allora, in realtà il disegno originale era una maschera che doveva stare qua, la mano del gattinaio e questi tre simboli. Diciamo che il significato è molto, è più semplice di quello che voi possiate pensare, nel senso che la mano del burattinaio in realtà sono io, cioè il burattinaio sono io, che comando queste varie parti della mia vita, no? Nel senso, io comando i miei soldi, io comando il mio karma, io comando il mio cuore, era quello il senso, quindi era tipo un po' un, cioè nel capo di me stesso, io con le del fomento, baby. Tra l'altro ringrazio tantissimo il Midi da Locatatu e Erika, che mi hanno fatto questo tatuaggio, magari vi lascio su Instagram, vi lascio i loro contatti di Instagram, se siete interessati, comunque stanno arrivando, vabbè, allora, sono bravissimo, infatti io ci ho messo un po' sia a decidermi di fare un tatuaggio, perché era una cosa importante, sia a scegliere un posto in cui farlo, perché ho dovuto scegliere, ho dovuto vedere vari tatuatori su internet quali avevano lo stile, diciamo, che mi prevenivo, e dato che questo tatuaggio volevo fare in bianco e nero, ho visto tante cose in bianco e nero, loro Instagram, ho detto, scialla, regalo, lo faccio da voi, e mi hanno detto, oh dai, è sin da Cristo, e alla fine sono fatti, tra l'altro mi ha fatto un male atroce, ma non mi ha fatto un male atroce la mano e i simboli, ma questa parte qui, questa parte nera qui, quindi tutto dietro, vedete che sembra che la mano proprio esca dal braccio, no, esca proprio, che proprio è un... Ma ha fatto malissimo, perché ha cominciato a fare tipo, e io stavo là tipo, no!
però volevo fare il duro, no, ma non ha fatto malissimo in realtà. Però era, allora, le prime tre ore ci ho messo 5 ore per farlo. Le prime tre ore erano un dolore sopportabile. Le ultime due ero un po' sofferto, ma secondo me c'era anche un po' di stanchezza, perché pensate che io mi sono svegliato alle 7. Anzi, dovevo svegliare alle 7 e ho detto alla COS di chiamarmi nel caso io non mi fossi svegliato, dato che lei si sveglia presto quando andare all'università. Però alle 7 e un quarto stavo sveglio, quindi io ho scritto di non svegliarmi. Solo che era già tardi, perché piano ce l'avevo alle 8. Poi sono uscito di casa, sono arrivato in Duomo e ho pensato, oh mio Dio, il caricabatterie l'ho lasciato a casa. E questo significava che mi dovevo fare tutto il viaggio col 50% fino alla sera, perché la notte non l'avevo caricato. E me la sono fatta un po' nel culo. No, vabbè, quindi sono arrivato a centrale, non mi caricavo il biglietto del treno, perché mi erano finiti giga e non avevo fatto lo screen. L'unica volta in vita mia che non faccio uno screen. Quindi ho detto al tizio, senti, tizio strano, buffo, mi potrei dare. A me, a me mi parte il treno fra 4 minuti, per favore mi fai passare, poi se non c'ho il biglietto mi fanno la multa di 6.000 euro. Mi fanno, no, c'è il wifi. Ok, mi connetto al wifi. Il problema è che il wifi della stazione centrale ti devi registrare, quindi mi sono registrato, ci ho messo altri 7 ore e mancavano tipo 2 minuti alla partenza del treno. Poi mi sono andato a comprare un caricabatterie, c'è il cavo dell'iPhone con il powerbank. Sono un powerbank e la scarica, di solito non lo danno come raccarica, stavolta la scarico, quindi non ho potuto caricare il telefono. Sono arrivato a Roma, una volta arrivato a Roma sono scelto a Furio Camillo, che è de zona, no, il mio vita la sta là in zona. Il problema è che da Furio Camillo fino allo studio io non c'ero mai andato in metro, ci sono andato una volta in macchina. In macchina che sono arrivato in metro, no. Quindi sono scelto la metro così. È molto cazzo vado. Però, signori, questo è il karma. Questo è il karma, perché io comando il mio karma. Dio e il karma mi hanno fatto un dono. E stavo senza giga, quindi non potevo attivare il navigatore. Ho fatto due passi e mi si è attaccato ad un wifi libero a Roma di una casa che non può succedere. Quindi se voi andate a Furio Camillo c'è sta uno con la rete che si chiama Netgear, che ha il wifi libero. Cioè sono andato là sotto e mi sono cazzo wifi. Mi sono attaccato al navigatore, l'ho fatto partire, perché il navigatore se lo fai partire scarica le mappe e poi lo stai pure in modalità mamma mia sono un fantasma, che comunque ti parte uguale. Quindi ho messo la mappa, sono andato là, sono fatto due chiacchiere, ho fatto un bel assi e cioè, alla fine sono stato tatuato, ho pensato a luna e ho finito alle 6 più o meno, 5 e mezzo 6, 4 e mezzo 5 se ne ho messo. Comunque li ringrazio, quando hanno fatto pure la foto di Tumblr stamata che ho messo su Instagram e va bene. Comunque sono molto contento di questo tatuaggio, cioè vedete il dettaglio della mano, del cuore, il nodo, vedi? Ah, così si vede bene, figata. Ovviamente io mi riempirò di tatuaggi, però con un gambo diventerò un tamarro del cazzo. Il senso del tatuaggio più o meno è questo, l'ho detto, è una mano di un burattinaio. Il burattinaio sono io che comando le varie parti della mente. Ovviamente la maschera che mi volevo fare era perché era diciamo un'entità un po' strana questo burattinaio, no, però già così che sembra che esca proprio dall'oblio del mondo, è figo. Però tipo la maschera magari me l'hanno rifatto proprio tutta qua gigante, raga, enorme, e poi qua sopra vedremo altre cose da fare, tutte neanche nello sapere al mio video caduto, perché ormai è il mio tatuatore di fiducia. Comunque questo è il primo vlog della che faccio in casa, non è la postazione ufficiale finale perché sono players. Mi raccomando, ragazzi, a me questo tatuaggio piace, fatemi sapere voi, ovviamente piace perché non sono fatto io, se non mi piacesse sarebbe idiota, no? Ditemi se vi piace il disegno, poi il senso, diciamo che è molto ambiguo, cioè i tatuaggi sono sempre personali, quindi è ovvio che non posso leggere a tutti, però, cioè, tecnicamente il disegno è figo, è tamarlo in culo, cioè posso andare veramente adesso a termine a chiedere euro per fare la magliacca. Noi sentiamo la prossima, notate che il 23 vi aspetto a Vicenza dalle 4 e mezzo alle piramidi insieme a Ran, a Ron e Tyler, il 28 al Video Games Park di Milano. Lasciatemi nei commenti una domanda, ho scritto hashtag CozDread per il fuck da fare con la COS. E niente, ricordatevi che 60.000 punti con 30.000 like, io vi faccio un bel video fuck con la COS. E ve la presento un po' a tutti voi, dato che qualcuno ancora non la conosce perché non mi sapete su Instagram. Mi raccomando, ragazzi, se volete un video fare, ragazzi, 30.000 like, un video di Dread solo per i like. Raga, è ovvio. È ovvio. Vi saluto, a Milano c'è un tempo del cazzo, fa due giorni che c'è il cielo grigio, 50 sfumature di Milano, dovevano chiamarlo quel film di cazzo. Ma che cazzo te guardi? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ma è matto, ma è matto. Ma che è? Vabbè. Mi saluto, oddio, ho dato una botta al microfono, scusa. Vi saluto, sta cosa è molto professional comunque, questa microfonata, posso fare. Stasera non so se riesco a farci 8:01 perché è un po' tardi, cioè adesso è 1:20 e sto video ci fra un'ora. Sentiamo alla prossima. Babbo! Bella.